330.000 sono i ristoranti soltanto in Italia e su una popolazione di 60 milioni di persone significa che c'è un ristorante o un ristoratore ogni 180 persone, quindi ogni due palazzi grossi c'è un ristorante e un ristoratore. Era da tempo che volevo fare un video sul marketing del settore del food e oggi ne approfitterò per parlarti del marketing riferito ai ristoranti. I ristoranti, abbiamo visto, sono moltissimi, ma sono tanti anche quelli che chiudono. Infatti il tasso di chiusura, il tasso di mortalità in questo settore è del 40%. Tantissimo. Quasi la metà dei ristoranti ogni anno chiudono. Ma la cosa molto interessante è che il tasso di apertura è maggiore, quindi significa che questo è un settore ancora in crescita. I numeri del business della ristorazione sono elevati. Prova solo a pensare in tutta la tua vita a quanti ristoranti hai visto, in quanti ristoranti hai mangiato, di quanti ristoranti ti hanno parlato. Ma perché ci piace così tanto andare al ristorante? Partiamo dal presupposto che il cibo è un bisogno primario. Il nostro corpo ha bisogno di cibo per sopravvivere. In assenza di cibo, il nostro cervello va in allerta e ci condiziona a compiere scelte irrazionali. Vuoi un esempio? Beh, prova ad andare al supermercato quando hai fame. Vedrai che in quel carrello sarai condizionato a mettere più cose di quelle che metteresti in caso tu avessi la pancia piena. Questo è un chiaro condizionamento da appetito. Sai, quando ti viene l'acquolina in bocca. Il cibo ci serve, il cibo ci appaga. Presente quando diciamo che quando una giornata è storta, quando qualcosa non va, ci consoliamo con il cioccolato. Il cibo fa parte della vita di tutti i giorni e buona parte delle cose che facciamo le facciamo per il cibo. Ci siamo evoluti, siamo sopravvissuti, proprio grazie alla nostra capacità di procurarci del cibo. Abbiamo cominciato a raccogliere, poi a cacciare, poi a coltivare, poi ad allevare. E siamo la specie che è in grado di controllare il cibo meglio degli altri. Storicamente, il benessere è sempre stato legato al cibo. Le popolazioni più ricche erano quelle che avevano scorte di cibo maggiori, che erano in grado di procurarsi più cibo. E le persone più abbienti erano sempre quelle che avevano più possibilità di mangiare e anche gli standard di bellezza erano diversi da quelli di oggi, perché se eri una persona un po' in carne, un po' cicciotta, voleva dire che eri benestante, il tuo status era più alto perché potevi permetterti del cibo. Abbiamo sempre lavorato per guadagnarci la pagnotta e abbiamo sempre speso i nostri soldi per il cibo. Ma cosa cerchiamo veramente quando entriamo in un ristorante? Perché non mangiamo a casa? Effettivamente dovrebbe essere la stessa cosa. Fondamentalmente noi andiamo al ristorante soltanto per due motivi. Il primo è per risparmiare del tempo, il secondo è per dedicarci del tempo. Sei arrivato tardi da lavoro? Vai al ristorante che fai più in fretta. Vuoi far colpo su una ragazza o su un ragazzo? Porta la cena fuori. Vuoi divertirti con gli amici? Andate al ristorante. Vuoi parlare di affari con un tuo nuovo cliente? Se lo porti a cena fuori avrai più possibilità di sciogliere i freni inibitori. Compriamo il tempo del ristoratore per dedicarci del tempo di qualità. Il cibo appaga la nostra mente e il nostro corpo. Quello che cerchiamo veramente quando andiamo al ristorante è l'esperienza del tempo mentre consumiamo del cibo. E i professionisti del marketing sanno molto bene come monetizzare questo tipo di esperienza. La prima cosa da fare in assoluto quando si parla di strategie di marketing per un ristorante e cercare di capire quale tipo di target dobbiamo andare a soddisfare. Quindi cercano di risparmiare del tempo, cercano di passare tempo con la famiglia, con gli amici, cercano di passare del tempo in intimità, cercano un posto esclusivo per dimostrare il loro status come riprova sociale. Ecco, una volta individuato il target, bisogna poi lavorare sugli stimoli e sulle risposte.
Se te lo fossi perso, vai a vedere il video come prendono i tuoi soldi in 2 secondi. Infatti, se voglio stimolare l'acquisto di una determinata pietanza, dovrò creare un'esperienza che immerga il mio cliente in quella cosa specifica. Per esempio, se volessi somministrare del pesce, dovrei creare un ambiente che richiami i colori e i profumi e i sapori del mare. Quindi l'arredamento, l'oggettistica dovrà essere pensato proprio a questo scopo. Un altro modo per rendere esclusivo un piatto è abbellire il nome. Famoso è un esperimento che è stato compiuto dove a una mensa universitaria si è dato del tacchino, però si sono applicate 2 tipi di etichetta. Il primo tipo di etichetta diceva tacchino farcito. Il secondo tipo di etichetta invece aveva un nome abbellito che raccontava la provenienza del tacchino e diceva come era stato preparato, quindi tacchino chilometri zero fatto come una volta. Beh, il tacchino col nome abbellito aveva venduto il 27% in più rispetto all'altro. Oltre al nome abbellito, tutte le portate devono essere un'esperienza, devono avere un racconto che inizia da qualche parte e finisce proprio nel momento in cui il cameriere ti porge il piatto e ti sta raccontando questa fantastica storia. E poi c'è il vino, che è quella bevanda che più la paghi e più ti dà la percezione che sia buono. In sostanza, la strategia di marketing più astuta per un ristorante sarà sempre quella di creare un'esperienza fantastica per le persone che vogliono dedicarsi del tempo consumando del cibo. Il ristorante non vende cibo, ma vende un'esperienza di tempo legata al cibo. Oggi abbiamo parlato di marketing per i ristoranti e dei desideri di mercato collegati. Se vuoi approfondire come funziona il marketing in altri settori o in altre nicchie, scrivimi un commento qui sotto. Da Marco Doria, il marketer più scorretto della rete, è tutto. Mi raccomando, monetizza!